Ci attende una partita complicata contro un avversario difficile che ha una rosa importante, sicuramente costruito con l'ambizione di fare un campionato che lo potesse avvicinare ai playoff e di conseguenza siamo consapevoli di affrontare un avversario che viene da un pareggio importante ottenuto a Perugia e che vorrà vincere davanti ai propri tifosi, ma siamo pronti insomma ad affrontarlo con le nostre caratteristiche. Rispetto alla prestazione della partita contro il Como, penso che di diverso c'è solo da finalizzare quello che abbiamo costruito, abbiamo avuto le opportunità per farlo, sicuramente il primo tempo è stato un primo tempo incisivo, dove è mancato solo il gol, rivedendo anche il secondo tempo, comunque abbiamo avuto un ottimo predominio. E per 3-4 scelte magari non corrette finali o perché sono stati bravi difensivamente i giocatori del Como, siamo riusciti a concludere verso la porta in maniera efficace. Sicuramente se dovessi cambiare qualcosa è quello di ottimizzare le occasioni che andiamo a creare finalizzandole. Ma la classifica rispecchia quello che è l'andamento del campionato, è molto corta, molto stretta, e di conseguenza ogni partita ha un peso specifico altrettanto importante perché un punto o 3 punti cambiano veramente a volte 3-4 posizioni e di conseguenza anche qui abbiamo la piena consapevolezza dell'equilibrio che regna per tutte le squadre in questo campionato e il peso specifico che ogni partita ha. Io penso che non è un esperimento, è una prova tattica, l'abbiamo sviluppata spesso durante le partite, giocando con la doppia punta. Addirittura a volte abbiamo giocato con 2 esterni offensivi, 2 punte, un trequartista quando mettevamo anche Floriano. Sicuramente abbiamo la possibilità di variare il tema tattico rispettando le caratteristiche dei nostri giocatori, rispettando poi sempre quello che è l'equilibrio generale che ci vuole per ogni squadra. Io penso che abbiamo calciatori che possono avere nelle proprie corde l'imprevedibilità, hanno la capacità di realizzare uno contro uno, di andare a giocare filtranti. Stiamo accompagnando molto meglio l'azione rispetto a come lo andavamo a sviluppare le prime 6-7 partite di campionato e di conseguenza i presupposti, le situazioni le andiamo a creare, bisogna essere sicuramente più efficaci e per me tanti ragazzi nostri hanno la caratteristica e la qualità per rendere poi imprevedibile le nostre giocate.